interventi per lo sviluppo dell'agricoltura dedicati alle varie aree rurali dove partnership pubbliche e private si possono costituire in gruppi di azione locale o GAT. Sono l'essenza del programma di sviluppo rurale, più noto con il suo acronimo PSR. Il PSR, il piano di sviluppo rurale, è una, diciamo, al grande pubblico una delle armi economiche più importanti che ha la Regione Veneto per finanziare quelli che sono comunque i bandi della Comunità Europea, che in questo quinquennio, che arriverà fino al 2020, riverseranno nel Veneto più di 1 miliardo e circa 200 milioni. Bisogna saper spendere in pratica, e il Veneto ha dimostrato di saperlo fare in passato, figurando come la regione che non ha speso soltanto il 2% dei fondi FEASR ottenuti dall'Europa per il precedente PAC 2007-2013. In pratica ci sono quasi ancora 23 milioni disponibili legati alla vecchia programmazione e assegnabili entro il prossimo 31 dicembre. Anche nel passato PSR noi siamo stati l'unica regione d'Italia a aver speso quasi tutto il disponibile della Comunità Europea, quasi il 100%, quindi anche con una punta di orgoglio posso dire che è stato fatto un ottimo lavoro. Per poter meglio spiegare le opportunità ai possibili attori interessati, la Regione Veneto ha organizzato, iniziando da Rovigo, un percorso tematico di incontri informativi. Sì, 7 appuntamenti provinciali, ma siamo partiti da Rovigo appunto perché consideriamo una delle province che comunque con l'agricoltura ha molto a che fare. Sono incontri questi che spiegheranno bene anche come fare per poter ricevere questi fondi? Che tipo certo, certo, sono incontri molto tecnici e quindi sono aperti naturalmente a tutti i tecnici che lavorano in questo settore, ai gruppi di azione locale, ma comunque anche agli imprenditori agricoli che sono stati dalle categorie, anche attraverso categorie invitate. Sono finanziamenti fondamentali per programmare il sostegno e il rilancio dell'agricoltura veneta. Muove un PIL annuo di quasi 5 miliardi e mezzo, se considerare poi tutto naturalmente l'indotto, quindi sicuramente in questo momento di crisi economica anche del settore per alcune filiere importanti come il lattiero caseario, la zootecnia, l'ortofrutta, diciamo per le aziende, i giovani imprenditori e per l'innovazione, noi pensiamo siano questi strumenti finanziari importantissimi per ridare fiducia. Ecco, un piano che abbraccia tutti i settori dell'agricoltura o ne fuorisce più qualcuno magari più in crisi? Beh, è chiaro che abbraccia un po' gran parte dei settori, ma con una considerazione importante soprattutto per quello che riguarda il mondo giovanile e il settore dell'agricoltura di montagna, ma anche in questo caso da Rovigo anche il settore naturalmente cereagricolo, e con naturalmente investimenti sugli impianti, poi andremo sul dettaglio anche sui macchinari. Nei 7 appuntamenti programmati all'interno del ciclo La Regione Incontra sono stati divisi tematicamente i punti più rilevanti del PSR per focalizzare al meglio i singoli approfondimenti. Parlare di tutti gli argomenti del PSR è difficile perché è un tomo di quasi 1000 pagine, quindi non è semplice, quindi anche con tutte naturalmente i vari tipologie di direttive e di bandi, però naturalmente distribuendole per provincia in base anche alla diversità della provincia. Qui siamo una provincia prettamente cereagricola e di orto, e magari sul vino parleremo delle province dove è più vocata, quindi abbiamo cercato di separarle in base anche alle esigenze degli imprenditori agricoli.